Sì, sono io. Sì, sono già sul posto. La protezione testimoni lo tiene nascosto, ma ho già pensato a tutto. L'udienza è fissata per venerdì alle ore 12. Ore 11:30 in punto una volante passerà a prendere il testimone. È l'unico momento in cui sarà vulnerabile. Una pallottola calibro 7,62 a espansione nel cuore. E il suo problema sarà risolto. Sì, nel cuore, non in testa. Il cranio potrebbe deviare il proiettile, succede molto più spesso di quanto lei non pensi. Ho già individuato una casa che fa il caso mio. Il proprietario vive solo, anche se ogni sera si porta a casa una puttana diversa. Ma nessuno resta a dormire da lui. Senta, non sempre si trovano stanze d'albergo di fronte alle case dei testimoni. È comunque un problema mio. A casa. Tutti a casa. Ah, buongiorno, signor Giussani. Ma cosa fa? Sta partendo? Vacanze. Eh no, signor Raio. Scendo con lei. Va via per lavoro? Eh sì, signora, Francoforte. Ah, ecco perché si è alzato così presto stamattina. No, è che di solito io non la sento mai uscire prima di mezzogiorno. Ma starà via molto tempo? 10 giorni. Non si preoccupi, terrò d'occhio io la sua casa. Non c'è bisogno, signora. No, non scherzi, sa? Con tutti gli zingari che ci sono in giro. Vado al lavoro, ci vediamo più tardi. Ciao. Cosa della buona, dottore. Faccia buon viaggio, signor Giussani. Grazie, signora. Chiave di riserva, ci vediamo tra 10 giorni. Buon viaggio, dottore. Sta zitto e non ti muovere. Vuole la macchina? Adesso noi torniamo su a casa tua. Se fai il bravo non ti succede niente. È chiaro? E Manetti che la manda, vero? Perché io sono sicuro che noi possiamo risolvere. E per quella patto, eh? Oh, cazzo. È il marito di Samantha che la manda. Ma non è vero, io non ho fatto niente. È lei che avrei voluto fare tutto. Te lo dico soltanto una volta. Fai rumore e io ti ammazzo come un cane. Fai qualche cazzata, io ti ammazzo come un cane. Cerca di farmi scoprire e io ti ammazzo come un cane. È chiaro? Mm. Bene. Mi serve soltanto la tua casa per qualche ora, eh? Queste? Sono di quella Samantha?
In realtà non ho ancora capito che tipo di lavoro tu faccia. Sicuramente deve essere qualcosa di poco legale, visto che hai dei nemici. Ma non ti sto giudicando. D'altronde per lavoro io uccido. Non ti preoccupare, non voglio rubare. Sono solo curioso. Quindi tiri di coca, vai a mignotte, eh? E ti scopri pure le mogli degli altri. Ma lo sai che sei proprio una merda di uomo? Eh? Lo sai, è successa una cosa un po' strana. Sono 2 settimane che io monitoro le tue telefonate. E tu non hai mai chiamato i tuoi genitori. Sono morti. Ah, sono morti. Mi dispiace, certo, questo spiega molte cose. Certo. Sai, anche io quando ero piccolo ho perso mia mamma. Ero il più piccolo di 4 fratelli. Mia madre ha cercato di fare di tutto per darci la vita che volevamo. È persa che ne avevo 12 di anni. Io adoravo mia mamma. Forse se non l'avessi persa, non avrei fatto la vita che faccio. Questa è la segreteria telefonica di Lanfranco Giussani. Lasciate un messaggio dopo il beep. Beep. Ciao Lanfranco, sono la mamma. Mi dispiace che tu non possa venire al mio compleanno domani, ma capisco che la riunione a Francoforte è più importante. Tuo padre sarebbe contento che ti prendi tante responsabilità. Ieri ti ho mandato un barattolo di peperoncini con le acciughe, quelle che ti piacciono tanto, belli, forti. Li ho fatti solo per te. Quando tornerai li troverai assieme a questo messaggio. Non mangiare tutti subito, che ti fanno male. Quindi non solo tua madre non è morta, cioè tu le hai raccontato che vai a Francoforte per lavoro quando in realtà vai a Bangkok a scoparti le minorenni, eh? Shh. Zitto, ascoltami, a me non me ne frega un cazzo che tu sia un cocainomane, né che ti scopi le mogli degli altri, né tantomeno che ti nascondi dietro un colletto bianco per rubare al prossimo, ma che tu menti a tua madre! Il giorno del suo compleanno a me mi manda in bestia! E lei? Lei ti fa pure i peperoncini con le sue mani. Adesso io ti levo questa cosa qua. Se tu mi guardi in faccia, io ti taglio la gola.
Ma insomma, ma mi volete ascoltare o no? Vi dico che ho sentito dei rumori, come se ci fosse qualcuno in casa. Ho sentito anche un tonfo. Il proprietario non c'è, è partito questa mattina. Io non ho visto entrare nessuno. Sono gli zingari, ve lo dico io. Quelli salgono su per i balconi perché sono dei circensi. Polizia! Uscite con le mani alzate. Cosa ci fai con gli mutande?